noi siamo chiamati a contrastare la criminalità. Non sono preoccupato di quello che dovrò fare. Io sono un uomo delle istituzioni e sono qui per contrastare la criminalità, soprattutto la criminalità organizzata. 56 anni, originario di Nocera Inferiore in provincia di Salerno, si insedia a Foggia il nuovo questore, il dirigente superiore della Polizia di Stato, il dottor Ferdinando Rossi, successore di Paolo Sirna, trasferitosi a Roma. Nel corso della sua carriera è stato impegnato nel contrasto al fenomeno dei sequestri di persone della criminalità organizzata, in particolare la camorra salernitana e napoletana. Da marzo 2019 Ferdinando Rossi è stato questore della città di Brindisi. La difficile sfida che lo attende nel contrasto della criminalità foggiana non lo preoccupa particolarmente. Il nuovo questore pensa ad ottimizzare le risorse a disposizione e ad introdurre nuovi strumenti ed iniziative per coinvolgere la comunità. Sono ben contento di essere qui. Mi piacciono le sfide difficili perché poi se fossero facili non ci sarebbe, come dire, anche quella specie di divertimento e di piacere, soprattutto piacere che deve, come dire, connotare la nostra attività. Io faccio questo lavoro da più di 30 anni, l'ho fatto sempre con grande piacere. Anzi, a volte non l'ho considerato nemmeno un lavoro. Quando parla di una linea diretta con la cittadinanza, cosa immagina come iniziativa? Mi immagino anche una linea web o una linea telefonica da istituire, e vedremo adesso nei prossimi giorni, per avere un contatto diretto con il questore.